Noi, tavolo del fare, che raggruppa 5 confederazioni, CNA, Confartigianato, Confesercenti, UNSIC e UPALAP, abbiamo condiviso un percorso, già cominciato con la precedente amministrazione, di messa a disposizione del nostro know-how datoriale e soprattutto delle nostre migliaia di imprese, nostre socie, per cercare di supportare l'amministrazione nel percorso del recupero della criticità economica del territorio e di costruzione nel futuro del territorio. Speriamo che il nuovo sindaco raccolga i nostri contributi e la nostra disponibilità che è nel fare, e quindi abbiamo individuato una serie di punti di criticità per il passato, e le criticità sappiamo che diventano opportunità da risolvere, per ricostruire economicamente il territorio e mettere a disposizione i nostri progetti. E ci mettiamo insieme proprio perché insieme abbiamo una strategia comune, questo almeno è il nostro auspicio. Abbiamo chiesto a tutti e due i candidati sindaci la presenza, quindi diciamo un confronto, e soprattutto la nostra apertura a collaborare. Questo deve essere il messaggio più importante. Il mio impegno è totale, nel senso che ho più volte già detto che verrà immediatamente istituito un assessorato proprio delle associazioni, dell'associazionismo. Deve essere costituita, verrà costituita una commissione permanente in cui le associazioni inizieranno a parlare, saranno davvero il braccio armato del nuovo modo di fare amministrazione comunale, se non altro perché sono i veri portatori degli interessi dei cittadini.